Oggi abbiamo preso in considerazione una notizia veramente assurda che proviene dal Regno Unito. Il protagonista di questa vicenda è un milionario inglese di 46 anni, di nome Ehsan Abdulaziz. L'uomo, nella costa del 2014, era uscito per una serata e aveva incontrato una giovane donna e una sua amica di vecchia data in un nightclub londinese. Dopo aver bevuto numerosi cocktail, si era offerto di accompagnare con la propria Aston Martin le due ragazze nel suo appartamento. Arrivata a destinazione, l'amica del ricco imprenditore andò a dormire in una stanza da sola, mentre la giovane ragazza seguì l'uomo nella sua stanza. Secondo la versione raccontata dalla ragazza, lei sostiene di essersi svegliata nel cuore della notte, mentre l'uomo tentava di penetrarla contro la sua volontà. A quel punto si è alzata sconvolta, ha svegliato l'amica e ha chiamato la polizia. Ma è la versione raccontata dall'uomo a risultare veramente assurda. In un primo momento Abdulaziz aveva sostenuto che sia stata la ragazza ad attirarlo ed a permettergli di mettere le mani tra le sue gambe. Ma quando dalle analisi di laboratorio era emerso che nel corpo della diciottenne c'era traccia del suo sperma, il milionario era stato nuovamente interrogato. Ed è qui che la sua dichiarazione acquista un alto livello di stravaganza. Infatti l'uomo ha affermato: "Sono caduto e l'ho penetrata per sbaglio". La cosa più assurda è che Abdulaziz è stato assolto dal giudice. La sua versione, quindi, è risultata veritiera. Per i maschi che stanno guardando questo video, vi diamo una dritta: cadere non fa sempre male.